Soddisfatti, ma a metà. Le organizzazioni sindacali dei chimici, ieri sera a Roma per la programmata riunione con il vertice di Eni, hanno appreso delle intenzioni dell'ente per il futuro della chimica e della riconversione dello stabilimento Versalis di Priolo. Noi abbiamo sicuramente ottenuto un risultato importante, che è quello che l'Eni ufficialmente per la prima volta ha dichiarato che nell'arco del piano industriale, cioè fino al 2019, l'Eni non uscirà dalla chimica e non la metterà sul mercato, e questo è sicuramente un fatto positivo. Però a ottobre, quando ci rincontreremo con i vertici dell'Eni di Versalis, dobbiamo capire se veramente l'Eni è disponibile a, come dire, veramente investire e veramente, come dire, realizzare questo piano industriale e questi investimenti. Perché una cosa ha dichiarato l'Eni: da sola 1.200.000.000 di euro non li investirà, vuole trovare un partner. Di positivo c'è il fatto che fino al 2019 resterà, come dire, l'agenda di riferimento, ma che ci siano già scontate e garantite tutti gli investimenti e il piano industriale che aveva già programmato prima della messa sul mercato, questo non abbiamo certezza e dovremmo verificarlo. Ma quali sono le prospettive per i lavoratori della Versalis di Priolo? Tanto sicuramente, come dicevo, l'Eni non esce dalla chimica. Adesso è tutto legato se veramente noi riusciamo a mettere in campo gli investimenti per innovare e per realizzare la chimica verde e la chimica del futuro. Se questo si fa, sicuramente avremo delle prospettive e un consolidamento importante per la nostra area industriale e per la chimica del paese. Per questo non si mette in campo, è chiaro che noi dobbiamo ritornare in piazza, rimettere in campo una serie di iniziative, perché non si può, non si transige, o si fanno gli investimenti o si rischia di rimanere fuori dal sistema.